Nel corso di una movimentata seduta nella giornata di ieri, l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di reintrodurre l'elezione diretta del presidente della provincia. Si tratta di un passo indietro rilevante rispetto alla riforma Crocetta che, anticipando la riforma Delrio a livello nazionale, aveva abolito le province regionali siciliane e introdotto un ente di area vasta con elezioni di secondo grado. In realtà, con la bocciatura del referendum costituzionale del dicembre scorso, le province continuano ad essere enti costitutivi della Repubblica secondo l'articolo 114 della Costituzione, e da questo punto di vista l'elezione diretta degli organi delle province regionali e dunque degli enti di area vasta risultano conformi al quadro costituzionale. Paradossalmente sembra proprio la legge Delrio a non essere conforme alla Costituzione nel momento in cui questa prevede l'ente provinciale. Dal punto di vista sostanziale dobbiamo dire che, visto la cattiva prova che ha dato di sé la riforma Crocetta in questi mesi, in questi anni di applicazione, probabilmente per i cittadini sarà importante poter eleggere gli organi di governo di enti di area vasta che sono necessari per assicurare servizi essenziali per la vita di tutti i cittadini, dalle strade alle scuole ai servizi di assistenza.